Assessore Valentina Giro, questa sera un grande momento per la città di Rho e non solo. Il teatro De Silva arriva alla luce per i cittadini dopo questo grande, grande lavoro che avete fatto voi. Il suo pensiero. Grande lavoro, siamo a un buon punto del percorso, ancora non siamo proprio alla fine perché non è un'inaugurazione questa, ma è un momento di Sì, visita, un certo. momento importante perché chiaramente ci permette di far vedere questo lavoro, far vedere questa che è un'opera d'arte per la città, di grandissimo valore. E l'obiettivo è quello di aprirlo al più presto, di renderlo fruibile alla cittadinanza, di far spettacoli, di iniziare davvero l'attività culturale. Ci vuole ancora qualche passaggio di collaudi, di piccoli lavori da completare, però siamo proprio a un buon punto. La soddisfazione come rodense, come assessore, come cittadina, che in qualche modo ripartiamo dopo questo momento brutto con un'opera così importante. È una grande scommessa verso il futuro e davvero in questo momento ancora di più, cioè ci dà la carica, la forza di ripartire dopo 2 anni di pesanti, soprattutto per il mondo dello spettacolo, davvero molto duri per gli artisti, per chi lavora all'interno dei teatri, delle produzioni, davvero molto molto difficile ripartenza anche per gli spettatori. Però un segno come questo dà veramente una marcia in più, una voglia di ripartire, la curiosità di vedere la struttura, di anche l'orgoglio di dire a Rho abbiamo un teatro così bello. E noi siamo contenti, e anche se non siamo rodensi, però apprezziamo questo sforzo. Grazie di Bene, cuore. grazie a voi.